lo farò. Buon pomeriggio a tutti, siamo al bar Cattabrighe a Pesaro e sono iniziate da poco le due semifinali del primo Memorial Umberto Altomini. Biliardo di sinistra, potete vedere giocano Dionisi e Baccaglia contro Del Prete e Bartolucci. Biliardo di destra invece abbiamo Mariani Binda contro Piva e Generali. In questo momento parziale nel biliardo di sinistra 26 a 18 a favore della coppia Dionisi Baccaglia, mentre nell'altro biliardo, ora ve lo dico perché ho un giocatore che mi nasconde il punteggio, nell'altro biliardo il punteggio è 8 a 4 a favore della coppia Piv, no, 18 a 4, 18 a 4 a favore della coppia Mariani Binda, che stanno giocando contro Piva e Generali. Qui abbiamo Armando Del Prete che dirige questa gara. Appena effettuata la misurazione, vediamo, si sono portati a 22 punti. Il giocatore della coppia Del Prete Bartolucci. Nulla di fatto, si rimane così. Purtroppo qui lo spazio è quello che è, quindi abbiamo dovuto fare l'inquadramento delle due partite da un lato. Vediamo la bocciata di Massimo Binda, 2 con la prima passata e 2 rimangono. Quindi con i due punti d'accosto si portano a 22, il parziale 22 a 4 per Binda Mariani contro Piva e Generali. Dionisi dove sponde a risalire e riesce a conquistarsi l'accosto, mentre nell'altro biliardo in questo momento è la coppia Piva Generali che è all'accosto e Binda sta provando ora a riconquistarselo. E non so se è riuscito a riconquistarlo, solo sì, penso proprio di sì.
Mentre qui Armando sta facendo la misurazione, vediamo l'altro biliardo. Binda che tira la terza biglia rossa, due sponde, a risalire, tocca leggermente la bianca lungo il percorso e quindi viene deviata la direzione. Era la quarta biglia, perché c'è una biglia rossa che forse non riuscite a vedere, si trova sulla parte superiore del biliardo, quindi ora da giocare ce ne sono due bianche per piva e generali. Intanto qui a sinistra Battaglia riesce ad allargare un po' il gioco e terminate le biglie rosse, l'ultima c'era lui, sicuramente gli verranno accordate due biglie. E si sono portati quindi a 28-28-25 il parziale a favore di Battaglia Dionisi. Dionisi 10 punti, conquista, vediamo se cade anche l'ultimo, no, 10, quindi si portano a 38, 38 a 25, ricordiamo che le partite arrivano a 70 punti. Terza biglia bianca per Battaglia. Oggi posiziona a fianco pallino. E l'avversario riesce a inserirsi tra pallino e bianca e ora si è posizionato dietro. Un buon punto, si è messo bene. Nell'altro biliardo l'accosto in questo momento è bianco per era bianco per piva generale, ora sarà piva a tirare la biglia bianca. Una biglia di taglio che purtroppo per lui passa nel castello, abbatte un birillo bianco, quindi dona 3 punti agli avversari che da 26 saliranno a 29. Ultima biglia rossa.
Ultimo biliardo, sono il biliardo di destra, stavo dicendo. Siamo un po' lontani, però comunque punto conquistato. Ecco che sta segnando i 3 punti che mancavano ancora, ve l'avevo detto. Ecco, quindi parziale 29 a 4 a destra, a sinistra. Nulla di fatto. Il parziale qui a sinistra 38-27 a favore di Battaglia Dionisi contro Del Prete Bartolucci. Vedete, hanno appena bocciato, ma è rimasto intatto il punteggio. Abbiamo Piva alla bocciata, biliardo di destra. Bocciata che sembra buona, 2 punti. E mi sa che rimangono 2 punti. Sì. Devono segnare ancora i punti d'accosto, vediamo. Da 4 salgono a 8, quindi c'era una biglia d'accosto per loro. Parziale 29, anzi 12, 29 a 12 nella biliardo di destra. Ultima biglia rossa qui a sinistra, tocca il pallino, viene leggermente respinto indietro, però punto rosso in questo momento. E Battaglia sposta il pallino che però in questo momento si trova proprio dietro la biglia rossa, quindi per conquistarlo deve giocarsi anche l'ultima biglia. Vediamo. Sponda corta, sponda lunga. Tocca la propria biglia e è rimasto punto rosso, ragazzi. E quindi giocatore del Caprilino è la bocciata. E purtroppo per lui rimpallo con la propria biglia e nulla di fatto. Rimane così 38-29 il parziale. Biliardo qui a sinistra. Pallino che è rimasto buono. Dionisi l'ha alzato alla sponda. E Dionisi scalza via la biglia rossa e ora è rimasta la sua bianca. Bravo. Allontana tutte e due le rosse. Ora punto rosso, vediamo. Battaglia. Nell'altro biliardo intanto la bocciata. La coppia Mariani Binda, 2 punti, 2 punti si conquistano quando si portano a 33, 33 a 12, il parziale nella semifinale del biliardo di destra.
Invece qua a sinistra termina Triglie Rosse, l'ultimo in mano a Battaglia e gli avversari concedono d'accosto a Battaglia, che quindi con 2 punti si porta a 40, 40 a 29 e Dionisi alla bocciata. E nulla di fatto, si rimane così, 40 a 29. La biglia che dalla brocca di seconda risale verso il pallino e si è andato a posizionare sotto, ma è di fianco. Sicuramente intendeva metterlo proprio dietro pallino. Il biliardo di destra in questo momento l'accosto è a favore della coppia Mariani Binda. Vediamo la terza biglia bianca di Generali e anche Dionisi qui a sinistra, vedete, è riuscito a riprendersi l'accosto. Adesso Generali sta tirando la quarta e ultima biglia e ha utilizzato tutte e quattro le biglie. Gli avversari non ne hanno due da giocare ancora. Vediamo se la biglia di Battaglia risale, ma no, si ferma. Si ferma lontano, deve usare l'ultima. Vediamo se con l'ultima riesce. Sponda corta, sponda lunga. Abbassa la propria biglia, in questa maniera si è riconquistato l'accosto. A destra invece vediamo la bocciata. Dai, è caduto il primo birillo della fila centrale, ma com'è possibile? Succede, si sono portati a 39. Si sono portati 39 Mariani e Binda contro i 12 ancora della coppia Piva Generali. Dopo aver conquistato l'accosto, ora tentava un calcio alla biglia bianca dell'avversario, ma nulla di fatto. Però i giocatori del Catrellino si sono conquistati il diritto alla bocciata. Con questi 2 punti si sono portati a 31, 40 a 31 il parziale. Non ha la forza di tornare nel castello quel pallino. Quindi parziale che diventa 40-33.
bel punto di Dionisi sotto pallino, biliardo di destra invece generale sta tirando la terza biglia bianca, sponda corta, sponda lunga e di precisione sposta via la biglia rossa. Vediamo l'ultima perché le biglie rosse sono terminate per Binda e Mariani. Ha tentato il calcio, ma nulla di fatto per generale. Quindi hanno due biglie, 4 punti, si sono portati a 16. Parziale 39 a 16, biliardo di destra. Bocciata potentissima. 8 punti per Piva che si portano quindi, devono segnare l'accosto. 26. 39 a 26. Non c'è poi tantissimo distacco, tra le due coppie, la destra, come anche qui. Qui ancora meno, ci sono solo 7 punti, qui a sinistra. 40-33. Bravo, di precisione, scalza via la bianca, però era la sua ultima biglia rossa. Ora Dionisi e Battaglia ne hanno due da giocare. Vediamo Dionisi. Sposta via la rossa. Ora volendo possono fare 4 punti d'accosto. In effetti, 4 punti d'accosto che li portano a 44. 44 a 33. Forse gli da 2, sì, 2, quindi 46 a 33 è il parziale. Biliardo di sinistra, avete visto la terza biglia di generali a prodotto la conquista dell'accosto e ora gli avversari se lo sono ripreso subito. Bravo generale. Però il pallino spostandosi è tornato verso la rossa, non so mica se è riuscito a prenderlo, eh. Sa che c'è poca distanza tra pallino rosso e pallino bianca. Ora vedremo. Sicuramente ora il pallino è in accosto alla rossa, nel biliardo di destra. Bocciata di Binda non porta nulla, quindi il parziale rimane 43 a 26, biliardo di destra. Comunque conducono sempre 43, Binda e Mariani.
Non è andata proprio come doveva il giocatore. 2 punti, quindi una biglia d'acquisto per Dionisi e Barciaglia. E avremo Dionisi di nuovo alla bocciata. Il parziale conducono loro 48 contro i 33 degli avversari. E stavolta Filotto c'è, bocciata potente, 10 punti per Dionisi, si portano quindi a 58, 58-33, fanno un balzo in avanti. I due giocatori del CSB. Viene alzato il pallino sponda superiore, il biliardo di destra invece ora. Generali, sta tirando la terza biglia. La biglia di taglio che di precisione prende il pallino, lo abbassa e però rimane sempre in accosto alla biglia rossa. E qui si conquista 6 punti Dionisi, abbattendo il birillo rosso, bravissimo. E quindi ragazzi 64 a 33. Punto preso, punto rosso. Pazzaglia si riconquista l'accosto. Tanto destra, terza biglia per Binda, che conquista. Era l'ultima, hanno finito forse una, era finita in buca. Binda alla bocciata. La bocciata di Binda non porta nulla, quindi a 45 erano saliti con l'accosto, 45 a 26 nel biliardo di destra per Binda Mariani nei confronti di Generali e Piva. Qui invece vedete benissimo, terminate le 4 biglie bianche giocatori del CSB, ora l'ultima è mano giocatore del circolo Caprillino. Vediamo, sponda, tocca il pallino ma lo manda verso la bianca, quindi penso sia una biglia bianca. Quindi se era una biglia sono 2 punti 66, no erano due ragazzi, 2 biglie e quindi 4 punti 68. A questo punto gli manca solo un birillo bianco per chiudere la partita. Appuntamento rimandato con la chiusura e la sua biglia che corre dove va? Si è fermata in tempo, quindi Sigua si rimane 68 a 33, biliardo di destra invece ricordiamo 45 a 26. Ragazzi, Pazzaglia stava per chiudere la partita, il pallino è stato fatto passare a fianco del castello ma non ha colpito nulla, si è conquistato l'accosto comunque.
Vediamo, sponda corta, sponda lunga. Qui è rimasto punto rosso, ragazzi. Dionisi non è riuscito a riconquistarsi l'accosto, avrebbe avuto la possibilità, conquistandolo, poi mettere in difficoltà gli avversari, invece è punto rosso. E quindi del prete ora ha due pili da giocare, vediamo la prima. Sicuramente l'idea era di posizionare meglio quella biglia bianca per darle un calcio, ma niente, rimane così, quindi avranno due biglie nascoste, penso. 4 punti, esatto, 37, 68, 37. E purtroppo qui Bartolucci non riesce a realizzare, si rimane 68, 37. Biliardo di destra, intanto Piva ha alzato il pallino alla sponda superiore, mentre qui vediamo Dionisi che con la biglia bianca va in accosto, lasciando comunque spazio fra pallino e biglia bianca. Bartolucci. Punto preso. Mi sa che sia rimasto rosso a quel punto, a occhio e croce. Adesso Dionisi sta dando un'occhiata. Sì, è rimasto punto rosso, infatti vedete Battaglia sta tirando la terza biglia bianca, ha perso la biglia di vantaggio. Vediamo del prete. Sì, è arrivata in accosto. Quindi ora Dionisi è l'ultima biglia da giocare in questa mano di gioco. Nel biliardo di destra intanto l'accosto è a favore di Binda e Mariani. E ultima biglia per Generali che riuscite a vederla, penso sì. No, mi sa che sia rimasto sempre il punto rosso. Ora comunque ne hanno due da giocare Binda e Mariani. Mentre qui vedete a sinistra c'è Battaglia e Dionisi che stanno studiando l'ultima biglia da giocare. Come d'altronde stanno facendo a destra anche Binda e Mariani. Mariani, cioè scusate, Binda è riuscito a allargare allontanando tutte le biglie bianche. Ora ce ne sono due rosse in accosto. O che tenta di metterne un'altra in accosto a fare 6 punti, Binda. Ecco Battaglia, un tiro ad effetto. 4 sponde, se arriva lì preciso, purtroppo per lui no, leggermente lunga, è rimasto punto rosso ragazzi,
Intanto destra 6 punti, quindi 3 bighe da costo. Binda la bocciata, ne conquista 8 e quindi avanzano e si portano a 62, 62 a 28. Vediamo del prete. Tenta realizzare con la piglia bianca, realizza solo 3 punti. Più i due da costo, dovrebbe essere 5 punti per loro. Esatto, quindi 42. Boccia Bartolucci. Conquista 2 punti, quindi 44, 68 a 44. Mariani a destra sposta la bianca, ma la sua biglia rossa si allontana di più, quindi deve tirare anche l'altra, deve tirare la terza biglia rossa. Andiamo qui a sinistra invece Bartolucci. Due sponde di precisione, va e sposta la bianca. Stesso tiro anche per Battaglia. Che riesce nell'intento, si riprende il punto. Biliardo di destra, intanto l'ultima biglia sta per essere giocata, l'ultima biglia rossa sta per essere giocata da Binda. Vediamo qua del prete, due sponde a risalire. Secondo lui il punto l'ha preso, vediamo gli avversari se concordano con questa ipotesi. Sì, Battaglia dice sì, è rosso, quindi sarà Dionisi a tirare la terza. Intanto il biliardo di destra, Binda ha tirato l'ultima biglia rossa, si è ripreso l'accosto, ora però generali e compagno ne hanno due bianche da giocare. Sposta il pallino verso la bianca, secondo me una in accosto in questo momento c'è. Vediamo Dionisi qui. Riesce a mandare in accosto l'altra bianca. Il generale aveva tentato il calcio per realizzare, ma nulla di fatto, quindi avranno i due punti d'accosto, sono a 30. 62 a 30. E nulla di fatto. Piva non riesce a realizzare niente. Ecco, segnatori, punti. Parziale 62-30. Qui a sinistra, ultima biglia rossa. E ora ragazzi, Battaglia, non Battaglia, il compagno Dionisi. In mano l'ultima biglia bianca, se riesce a metterla in accosto si conquista 2 punti e vincono la partita. Tira una biglia di taglio, abbatte un birillo bianco lungo la strada, quindi 3 punti agli avversari più 2 d'accosto, 5 punti per la coppia del Caprellino, che sale a 49, la terza volta consecutiva che va alla bocciata Bartolucci.
Mi ha provato sia da una parte che dall'altra, ma niente, stavolta nulla. Quindi si rimane 68-49. Biliardo di testa si sono conquistati 3 punti, Piva e Generale si sono portati a 33, 62-33. I generali si conquista, ha battuto Rosso. Mamma mia, qui a sinistra intanto ha beccato il becco e niente, la biglia bianca di Dionisi ha preso il punto, ma seguendo una strada che non era proprio quella che voleva far lui. Comunque, tornando al biliardo di destra, 8 punti per Piva e Generali, quindi si sono portati a 41, 62 a 41. Invece qui ricordiamo 68 a 49. C'è qualche dubbio se sia bianco o rosso. Il prete dice a me sembra rosso, infatti Battaglia tira la terza biglia bianca. Battaglia si è conquistato il punto. Biliardo di destra, intanto Binda tira l'ultima biglia, abbassa. Beh ragazzi, 6 punti dovrebbero essere 3 biglie penso in accosto, vediamo se è così, eh. Se se le segnano ci fanno un piacere. Bravo, esatto, 6 punti, 68. Ragazzi, 68, eh. Niente, si rimane così, 68 a 41. Tutte e due le coppie che sono avanti nelle due semifinali hanno 68 punti e quindi basta un birillino ad ognuna delle due coppie per chiudere la partita. 68. Nella semifinale qui di sinistra sono già 3 mani di gioco che la coppia della che la coppia del CSB non riesce a raccogliere il punto, in effetti pian pianino hanno accumulato qualche punto gli avversari. Vediamo che stavolta sono all'ultima biglia e poi l'ultima ce l'avrà in mano del prete. Preso, bravo, sì. Ora è tutto nelle mani della biglia del prete. È lui che può o prendere il punto o dare la partita agli avversari. Il biliardo di destra, aspettiamo, guardiamo qui il prete. Biglia d'effetto, 3 sponde. Se questa arriva è bella. Ragazzi, finisce qui la partita. Ed ecco la prima coppia finalista saranno Ettore Dionisi e Alex Battaglia del CSB. Sarà la prima coppia che vedremo in finale. Ora andiamo a seguire la fine dell'altra semifinale. Non si avvicina. Mi avvicinerò io. Riesco a ingrandire. Scusate, vado davanti. Non riesco ad avvicinarlo. Piccolo. Piccolo, vedi?
siamo agli sgoccioli anche in quest'altra semifinale, comunque 68-41. E Piva si è conquistato 3 punti, quindi si è portato a 44. E in generale la possibilità, se fosse riuscito a mandarlo in castello, di ingrandire ancora il punteggio. Comunque sono 2 biglie, quindi 4 punti, 48, 68-48. Vediamo se con l'ultima passata riesce ad arrivare alla fila centrale. Arriva, ragazzi. Oh, 10 punti, 54. Guardate che mai dire mai qui nelle partite del biliardo, eh? 58, perché devo segnare anche i punti d'accosto. 68 a 58. Mariani si posiziona dietro pallino, no, dietro, a fianco pallino, andare dietro forse era la sua intenzione. Sono quelle due biglie appaiate, sono un invito per generali, che non se lo fa ripetere, mamma mia, che bomba. Però non conquista nulla, a parte l'accosto, quello sì, è bianco. Pallino qua giù e tutte le biglie lassù in alto. Mariani si limita ad andare appunto accostando la propria biglia dietro pallino. Risponde a risalire per Piva. Non si ferma con la biglia. È rimasto rosso, ragazzi. Questo è grave. Questo è il momento. Ultima biglia ora per generale, che tenta il tutto per tutto e regala la partita agli avversari. Ed ecco la seconda coppia finalista, quella formata da Massimo Binda e Paolo Mariani del Circolo Borgo Santa Maria. Ci vedremo tra un po' per la finale.